Come prima cosa, prepariamo l'impasto. Ci serviranno olio, uova e farina. Dovete setacciare la farina per renderla più ariosa e soffice. Poi rompeteci le uova. Aggiungeteci sale, olio d'oliva e impastate. Alla fine l'impasto non vi si dovrà attaccare alle mani. Lasciatela riposare per 20 minuti. Nel frattempo cucineremo una salsa ai funghi. Mi serviranno dei funghi champignon e delle cipolle. Pelate le cipolle e tagliatele a fettine. Poi tagliate i funghi. Mischiate le cipolle, i funghi e l'olio d'oliva in una casseruola grande. Stufateli e mescolate di tanto in tanto. Ora versiamo tutto in un frullatore e aggiungiamo la panna. Frulliamo per ottenere una consistenza omogenea. L'impasto è pronto. Ora sarà più semplice dividerlo in parti uguali e stenderlo. Dividiamolo in 16 parti. Mentre la stendevo mi sono reso conto che non era abbastanza e perciò ne ho preparato un altro pezzo. In questo modo ne avrò 24 pezzi identici. Allargatene un pezzo con la mano e poi spianatelo con un mattarello. Stendete la pasta. La sfoglia dovrà essere spessa circa 1,5 mm. Pareggiate le estremità e passiamo al pezzo successivo. Fate lo stesso con ogni sfoglia. Lasciate quelle pronte ad asciugare. Per il ripieno di carne ci servono pomodori, cipolle, manzo macinato, ancora manzo e altro manzo ancora. E una bottiglia di vino rosso secco. Fate un taglio a croce sui pomodori. Immergeteli in acqua bollente per 15 secondi. Poi immergeteli in acqua fredda e potrete facilmente rimuovere la pelle. Pelate tutti i pomodori nello stesso modo. Versate l'olio in una padella riscaldata e metteteci le cipolle. Saltatele finché non diventano trasparenti. Versate anche il vino. Lasciatelo evaporare per un po'. Poi aggiungete la carne. La paprika, basilico, sale e mescolate. Stufate la carne per 10 minuti. Quindi aggiungete il pomodoro a dadini e cuocete per altri 5 minuti.
Mettete la carne da parte per un po'. E ora occupiamoci di un'altra salsa, la besciamella. Per cucinarla ci servono farina, latte e burro. La quantità esatta di ingredienti per questa ricetta la trovate nella descrizione qui sotto. Mi potete ringraziare con un bel pollice all'insù. Ma torniamo alla salsa. Sciogliete il burro. Aggiungete la farina. Il sale e mescolate per tutto il tempo. Poi versate il latte e continuate a mescolare finché non inizia a bollire. Toglietela dal fornello. Tagliate il formaggio in pezzi più piccoli per comodità e grattugiatelo. Ho preso due tipi di formaggio per rendere il sapore più ricco. Mischiateli. Fantastico! Ora ho tutto pronto per assemblare. Ho preso le sfoglie più belle. Quelle staranno di sopra. Quelle non così belle le metteremo in mezzo. Possiamo cominciare ad assemblare. Posizionate una sfoglia di pasta in una teglia da forno rivestita con carta forno. Versateci uno strato di besciamella. Ed ecco che arriva il ripieno di carne. Poi ci va un po' di basilico viola. Poi formaggio. Ancora uno strato di pasta. Mettiamo la salsa di funghi. Ricotta. Basilico verde. Il terzo strato è uno strato di pasta. Besciamella, ripieno di carne e basilico viola. Coprite con un altro strato di pasta e besciamella. E una bella cascata di formaggio sopra a tutto per ottenere una bella crosta dorata. Cuocete in forno per 20 minuti a 150 gradi. Penso che la lasagna farà un figurone su questa tavola di legno. Abbiamo preparato in totale 6 teglie come questa. Mi ci sono volute 2 ore e mezza. Assemblate il piatto unendo tutte le parti. Mi servirà un po' di aiuto qui. Ed ecco a voi la mega lasagna di Garfield. Non dimenticate, mettete un pollice in su e lasciate i vostri commenti. A presto!